io non intendo rinunciare totalmente all'indennità di mandato. Non so esattamente quanto corrisponda, mi hanno detto circa 3.000 euro al mese aggiuntivi rispetto a quanto percepirò come deputato. Quindi, coerentemente con quanto detto durante la campagna elettorale, mi terrò i 5.000 euro lordi, che corrispondono a 2.500 euro netti al mese, che fidatevi, non è troppo, tantissimo Roma, è tanto, quindi a me va benissimo, sono contentissimo. Però voglio sottolineare questo fatto, visto che si parla di tagli al 30%, eccetera. Mi sto organizzando anche dal punto di vista della segreteria e dei collaboratori. Allora, in questi giorni l'unica persona che mi sta dando una mano, in realtà è Giovanni Zoppi, che è un avvocato del lavoro, esperto in diritto costituzionale e in diritto pubblico. Mi sta dando una mano gratuitamente ed è una persona di cui mi fido ciecamente, anche perché è il compagno di mia sorella. E a lui ho dato accesso alla mia firma digitale, accesso ai miei soldi, accesso ai miei dati personali. E spero di poter continuare, anche retribuendolo adeguatamente, di lui in futuro, perché stiamo lavorando bene. Poi, da lì, adesso lavoro gratuitamente. Ovviamente ho bisogno di altro personale, perché ho due cariche da svolgere, sia nelle commissioni parlamentari che all'interno dell'ufficio di presidenza. Allora, pensavo, e mi confronto con voi in tal senso, di assumere, di pagare, anche se non ci saranno molti soldi a disposizione, qualcuno nel territorio, in Trentino, che mi faccia da referente locale, che mi faccia da ufficio stampa locale, che tenga i rapporti con i giornali, con i giornalisti, che mi tenga aggiornato su quello che succede localmente. Perché io sono qui 6 giorni a settimana, lavoro 6 giorni a settimana, anche domenica a volte, quindi non so, ho bisogno di questa figura probabilmente. E quindi mi tenga anche i rapporti con i cittadini, con i meetup locali, a cui cercherò di essere presente, in cui cercherò di essere presente il più possibile, compatibilmente con i lavori qui. Dopodiché c'è l'opportunità, mi hanno detto, di creare un unico sito internet, sia in Trentino che in Alto Adige, con, non so, uno mio spazio dove poter rendicontare quello che sto facendo e dove poter accedere attraverso vari link a tutti i meetup del Trentino e dell'Alto Adige e a tutto quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle locale. Per questo sto cercando di trovare il modo di poter dare dei soldi tra quelli che mi danno a disposizione proprio per la gestione di questo sito, di questo portale. Quindi magari poter dare magari 600 euro, magari un mese. Sto pensando, vediamo se riesco a farlo, 600 euro a Meetup Trentino e 600 euro al Alto Tesino di volte, di mese in mese, in modo da supporto a quello che sto facendo e supporto alla realtà locale.